pubblico amico e il Bari torna appunto al quarto posto, però il Vicenza esce a testa alta. Emiliano Cirillo. Giallo poco prima del via, forse un battibecco tra Sansone e Camprone, il giocatore finisce in tribuna. Bari con molte assenze aspettando i rinforzi. Nel Vicenza Marino perde, l'ex galano per guai muscolari recupera per Odderia, arbitra Minelli di Varese. Bari subito incisivo, punizione di Rada, plastico volo di Vigorito che fa su il pallone. Vicenza pratico e veloce, Giacomelli salta Doncor, battuta violenta, controllata da Guarna. E il Bari che impone i ritmi, angolo di Rosina, arriva Contini da posizione favorevole, ma c'è Vigorito sulla traiettoria. Insiste il Bari, progressione di Rosina che innesta Defendi, ancora il portiere del Vicenza provvidenziale nella deviazione. Gara piacevole. C'è poi una leggerezza di Doncor, si avventa sul pallone Raicevic che colpisce il palo, occasione per la squadra di Marino al 44esimo. Un minuto dopo c'è ancora un calcio d'angolo per il Bari, Rosina la battuta, approssimativo Vigorito nell'uscita, di Cesare può colpire e portare il Bari in vantaggio, esulta il difensore centrale che sembra autocelebrarsi per il gol. Le immagini montate da Alessandro Calabrese ci portano alla ripresa, Marino manda in campo un attaccante, l'ex Bagua, ma è il Bari a colpire. Sontuosa giocata di Defendi, a vuoto un difensore, stacco di testa di Maniero che anticipa Vigorito e realizza il 2-0 al 60esimo. C'è sicuramente più intensità da parte dei pugliesi, ma il Vicenza trova la forza di reagire, scatenato Raicevic, incontenibile la sua iniziativa, salta mezza difesa e deposita in porta, partita riaperta al 70esimo. Il Bari torna ad incidere con De Luca, Vigorito si salta in angolo, poi Ebagua protesta vivacemente e viene espulso. Vicenza in 10 ma irriducibile, negli ultimi minuti pericoloso Laverone anticipato dalla difesa, prima vittoria di Camplone sulla panchina del Bari, progressi ma in piccole dosi, il Vicenza si arrende dopo una prova confortante. Non solo gol ma anche qualità, forza fisica, esplosività e il profilo di un bomber quale è Raicevic, migliore in campo. Al San Nicola Bari batte Vicenza 2-1, linea Roma. Allora Vincenzo, questa vittoria del Bari è importantissima perché pone il Bari nuovamente in una posizione tale da dire beh, ci possiamo essere per la promozione diretta. Dove deve stare il Bari, una squadra come il Bari? Intanto sei in mezzo alla gara. Diciamo che oggi ha sofferto un po' il Vicenza. Il Vicenza con Raicevic, come diceva nel servizio, veramente grandissime giocate. E nel diciamo che mi sono perso, scusate. Prego. Un po' sottotono a Rosina, mi aspetto qualcosa di più da lui. E le indecisioni di Vigorito purtroppo sono costate care al Vicenza. Ma soprattutto il Bari, se vuole puntare a raggiungere Crotone e Cagliari, come ha dichiarato dal suo allenatore, sì, però ha dichiarato che vuole andare a arrivare tra i primi due, Camplone, è una squadra che ancora non ha un equilibrio ben definito, deve trovare l'equilibrio, ha concesso troppo anche oggi, quindi deve trovare il giusto equilibrio tra attacco e difesa. Prima di vedere i successi di Cagliari